Benvenuti alla prima edizione di Arte Rivista, la prima edizione settimanale condotta come sempre da Gabriele Boni e da Francesca Grazioli. Bentornati, benvenuta a te Gabriele. Francesca, comincia tu come sempre, parti con il GAM, giusto? Sì, assolutamente, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, dove va in scena La Finestra sul Cortile, scorci di collezioni private. Una mostra che sarà visitabile fino al 26 febbraio, curata da Luca Massimo Barbero e dedicata alla corrispondenza fra artisti contemporanei e ottocenteschi. Da Cristò a Giulio Paolini, da Manet a Giorgio Morandi, una mostra che mescola con ironia la collezione ottocentesca della Galleria con opere moderne scelte nelle collezioni private per Lingeri e Panza. Ad esempio, il Grande Cavaliere dipinto da Manet è accostato nell'esposizione a una carrozza impacchettata di Cristò. Richiamando la celebre pellicola di Hitchcock, da cui prende il titolo l'esposizione, vengono riuniti episodi apparentemente frammentati in un unico grande racconto che delimita il campo visivo del visitatore, come la finestra del film delimita quello del protagonista. E a proposito del capolavoro di Hitchcock, ve ne riproponiamo uno stralcio, vediamo. Dio, quello l'ammazza. Ma... Oh no. Lasci Dio. Lasci. Jeff. Oddio, che facciamo? Che cosa possiamo fare? Ecco la polizia! E rimaniamo a Milano perché la Triennale ospita l'esposizione Milano in quartieri, che resterà aperta fino al 18 di dicembre. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Aniasi, racconta della ricostruzione urbanistica e sociale della città meneghina a partire dal secondo dopoguerra, in esposizione fotografie storiche, documenti e giornali dell'epoca. Particolare attenzione è riservata al racconto della creazione di servizi e luoghi di aggregazione che avvenne in alcuni quartieri milanesi, come ad esempio il quartiere sperimentale QT8, progettato da Piero Bottoni, è diventato paradigma del nuovo modello urbano della Milano del dopoguerra. Andiamo a scoprire l'origine insieme, raccontata dall'urbanista Graziella Tonon. Cosa vuol dire QT8? Vuol dire quartiere dell'ottava triennale. Chi è che l'ha ideato? L'ha ideato Piero Bottoni, maestro dell'architettura e dell'urbanistica moderna, che nel 1945 viene nominato commissario straordinario della Triennale dal Comitato di Liberazione Alta Italia. E Bottoni decide che la Triennale avrebbe dovuto dare vita a una manifestazione che doveva avere al centro quello che in quel momento era il problema più importante. Per cui Bottoni decide che il tema centrale della ottava triennale avrebbe dovuto ruotare attorno al tema della casa, per gli italiani e soprattutto per i milanesi. Tenete presente che Milano è una delle città più bombardate d'Italia, più del 50% di Milano è stata distrutta. Quindi il problema della casa era un problema vitale per la gran parte dei cittadini. Cosa voleva dire questo? Voleva dire però non soltanto alloggio, non soltanto far sì che si sperimentassero nuovi tipi edilizi a basso costo per dare, come gli diceva lui, la casa a tutti, ma affrontare il tema dell'abitazione, dell'abitare, perché non si abita soltanto nelle case, all'interno si abitano anche gli spazi pubblici. E quindi il suo obiettivo era di dare vita a un quartiere sperimentale, così lo chiama. Si doveva
diciamo, sperimentare una nuova spazialità urbana. Lui voleva dimostrare che applicando i principi dell'urbanistica moderna, ossia quei principi secondo i quali si devono distribuire le case, gli edifici non più in fregio alle strade, ma isolati nel verde in rapporto al sole, alla luce e alla natura, si sarebbe potuto dar vita a dei quartieri di grande qualità, paragonabili ai bei quartieri 7-800 di Milano e soprattutto in grado di ipotizzare una idea di quartiere che potesse essere utilizzata anche negli anni successivi di fronte alla necessità di espandere la città e che in questo modo si evitasse il disastro della periferia fatta di villette senza qualità, sparpagliate nello spazio, con grande spreco di terre e di bene. E spostiamoci a Firenze, dove nell'ex chiesa di Santo Stefano al Ponte ha inaugurato la mostra Klimt Experience, una mostra multimediale immersiva dedicata al maestro austriaco. L'esposizione, curata da Sergio Risaliti, resterà aperta fino al 2 aprile 2017 e utilizzerà mega schermi per proiettare in full HD alcune delle opere più rappresentative di Klimt, come Il bacio, L'albero della vita e Giuditta. Ad arricchire la visita ci saranno anche ricostruzioni in 3D della Vienna tra 800 e 900. Vediamo. Rimaniamo a Firenze, dove è stato introdotto il progetto di sensibilizzazione chiamato Autografi contro gli atti vandalici ai monumenti della città. Si tratta di un'applicazione che permette di lasciare un segno virtuale su un monumento, un messaggio digitale al posto di un graffio sul muro. Così Firenze sembra aver risolto la piega sugli atti vandalici sui monumenti. A 8 mesi dall'introduzione del progetto, infatti, sui muri interni del campanile di Giotto si sono trovati solo 9 graffiti, mentre le scritte digitali sono state oltre 15.000, scritte che inoltre, a differenza di quelle sui muri, saranno conservate nei secoli presso l'archivio dell'opera di Santa Maria del Fiore. E visto il buon esito del progetto, dopo il campanile di Giotto, per autografi è la volta della cupola del Brunelleschi, che rimarrà chiusa fino al 4 dicembre e poi dal 23 gennaio al 3 febbraio 2017, per permettere i lavori di pulitura e di installazioni della postazione di autografi. E passiamo ora alla nostra rubrica cinematografica con il film Snowden, il nuovo thriller di Oliver Stone con Jason Gordon-Levitt e Nicolas Cage. La pellicola si basa sulla storia vera di Edward Snowden, tecnico informatico ex dipendente della CIA, responsabile della rivelazione di informazioni segrete governative su programmi di intelligence, tra cui il programma di intercettazioni telefoniche. Vediamo insieme il trailer. Per prima cosa potresti dirci il tuo nome?
Perché vuoi entrare nella CIA? Per aiutare il mio paese a migliorare il mondo. Ok, riproviamo. Perché vuoi entrare nella CIA? A me sembra molto figo avere accesso ai sistemi di sicurezza. In media il test si completa in 5 ore. Metteteci un minuto di più e siete fuori. Finito. Sono 40 minuti. 38. Che faccio ora? Tutto quello che vuoi. Qual è il tuo nuovo incarico? Sai che non posso dirtelo. Devi trovare il terrorista nel pagliaio di internet. Abbiamo accesso a tutto, non solo a quello che le persone rendono pubblico. Email, chat, sms, tutto. Ma quali persone? Tutto il regno, Biancaneve. Ci stanno guardando. Sta succedendo qualcosa di troppo sbagliato nel sistema e io non posso accettarlo. È giusto che il mondo sappia la verità. Verranno da me e verranno anche da voi. Sei sicuro di quello che fai? Fidati di me. Lo sta facendo sul serio. È per proteggerti che non posso dirti nulla. Stai andando via. Non importa che giustificazione dai a te stesso, il terrorismo non c'entra. Il terrorismo è solo la scusa. Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Ci vediamo presto. E dalla proposta cinematografica passiamo alla nostra rubrica letteraria con il libro intitolato Il mistero delle cose, 9 ritratti di artisti di Massimo Recalcati. In questo libro Recalcati mette a punto una riflessione sull'arte italiana contemporanea alla luce dei suoi studi sulla psicoanalisi. Quindi Buri, Vedova, Celiberti, Cunelli, Sparmeggiani, Papetti e Frangi e Congdon. Sono questi i 9 artisti di cui Recalcati propone un ritratto particolare, mettendo in relazione vita e opere, guidandoci in una ideale galleria del Novecento italiano. Tutti questi autori sanno ancora far esistere il miracolo della pittura, ha spiegato l'autore. L'opera d'arte ci sveglia dal sonno, dalla realtà ordinaria e ci mette di fronte al mistero delle cose. Sentiamo proprio le parole dell'autore circa la relazione fra opere d'arte e biografia di un artista. La vita spiega l'opera. La follia di Van Gogh spiega il gesto sismico della sua pennellata. E se ribaltassimo tutto, e cioè se pensassimo che in fondo l'opera, l'evento dell'opera, lo straordinario evento dell'opera, dei girasoli, degli ulivi, dei cipressi, delle stelle di Van Gogh, fondassero in modo nuovo la biografia stessa di Van Gogh. E rimaniamo in ambito letterario per l'addio a William Trevor, gigante della letteratura irlandese, che è morto qualche giorno fa all'età di 88 anni. Narratore e drammaturgo, Trevor ha vinto il Whitbread Prize 3 volte ed era da tempo candidato al premio Nobel per la letteratura. I suoi racconti hanno narrato l'Irlanda e i suoi cambiamenti, ma anche l'Italia. Infatti il suo famoso romanzo La mia casa in Umbria è dedicato alla regione che amava e in cui trascorse lunghi periodi di vacanza. Selezione, è questa la parola d'ordine dell'edizione numero 41 di Arte Fiera, che torna a Bologna dal 27 al 30 gennaio 2017. La prima sotto l'egida del presidente Franco Boni e la prima curata da Angela Vettese, che succede a Giorgio Verzotti e a Claudio Spadoni. Se trattiamo beni di lusso come l'arte, la selezione è d'obbligo, ha dichiarato la nuova direttrice, che ha selezionato 133 espositori contro i 199 della passata edizione. Due le sezioni principali, main section e solo show, alle quali si aggiungono un gruppo di 8 espositori dedicati alla fotografia e 4-5 nomi che compongono la sezione Nuova Vista, dove si troveranno le ultime generazioni dei creativi. Con un tocco di glamour finale, una grande festa che si terrà nella bolognese, ma di cui ancora è segreta la location ufficiale.
E rimaniamo proprio a Bologna, dove Palazzo Pepoli dedica una mostra al fumettista Ugo Pratt, padre della serie Corto Maltese. La mostra, curata da Patrizia Zanotti, sarà visitabile fino al 19 di marzo. L'esposizione presenta oltre 400 opere di Ugo Pratt, tra disegni, acquerelli, chine e riviste. Inoltre saranno esposte tutte insieme, a 50 anni dalla loro pubblicazione, le 164 tavole originali di Una ballata del mare salato, un classico della letteratura disegnata in cui appare per la prima volta il personaggio cult Corto Maltese. Ma sentiamo proprio le parole di Pratt in un'intervista di qualche anno fa, quando era ancora in vita. Quando sono così solo con lui, che devo cominciare a pensare a una storia, a regalargli una trama, qualche cosa per vedere se lui è d'accordo, la prima cosa che io disegno generalmente di Corto Maltese, che mi nasce dal disegno, dal foglio in bianco, sono gli occhi. La prima cosa che mi succede è quella di misurarmi con il suo sguardo. E là è come se già mi dicesse: ma che intenzioni hai tu adesso? Allora rimane un po' un fatto così di una mia perplessità, e poi parto a fare il resto, diciamo così, del disegno, e nasce, no? E mentre lo disegno ho già in testa qualche frase, qualche cosa da dire, perché delle volte mi innamoro di un'immagine e parto per fare quell'immagine, ha tutta una storia magari, è attorno a un'immagine che voglio disegnare. Altre volte invece perché è una frase, o perché ho sentito una frase, perché mi piace un certo discorso. E allora mi baso su quella. Ma generalmente parto sempre dal finale della storia. Perché se io ho un buon finale, allora ho anche una buona storia. E chiudiamo questa edizione del TG con l'ultima scommessa di Facebook. Per cliccare like a un post dei social network basterà infatti sorridere di fronte al nostro smartphone. Facebook ha infatti appena acquisito la startup Faciometrics, che ha sviluppato un'applicazione interface che è in grado di determinare 7 diverse emozioni, leggendo e scansionando i volti degli utenti attraverso la fotocamera frontale. Presto potrebbe quindi bastare un sorrisone in corrispondenza di un post di Facebook per fare scattare un like, neanche lo sforzo di un tocco. Il riconoscimento facciale potrebbe quindi entrare nelle nostre vite quotidiane, sbirciandoci dall'app sulla quale trascorriamo forse più tempo in assoluto, alla quale diamo in pasto passioni, giudizi e tonnellate di foto e di video. E per questa edizione era l'ultima notizia del nostro telegiornale dell'arte. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Arrivederci.